Oggi video sul tendalino, quindi su come creare ombra. Come vedete, qua è tutto aperto e quindi la macchina cuocerebbe e io dove mi metto? Devo cercare un posto all'ombra. Quindi come creare ombra con un tendalino. Grazie alla manualità di un mio caro amico, abbiamo montato questo tubo qua. Questo tubo internamente è vuoto. Io a questo tubo monto due prolunghe, che sono queste qua, e una volta montate posso montare anche il tendalino. Il tendalino è un classico tendalino da 19,90 euro di Decathlon ed è il Tarp, consigliatissimo per il prezzo che ha, è veramente fatto molto molto bene, ma lo vedrete dopo. Procediamo. Prolunghe montate, tubo piccolo, dentro tubo più grosso, bloccato qua con dei grani, che almeno mi fa 2 metri di lunghezza, che è quella che mi serve per il tendalino. Tendalino qua, nel contempo, visto che c'è molto sole, sto mettendo a caricare, questa è una power bank solare, carica e non carica con il sole. Questo qua invece è una luce solare che tipo mi serve la sera e tutte queste cose qua. Questa qua molto bene, ce l'avevo da anni a casa, forse 2 anni che ce l'ho a casa, però continua a funzionare, quindi l'ho grappata via. Ora, visto che le staffe sono pronte, monto il tendalino. Il tendalino è stato inserito appunto qua negli occhielli e anche laggiù, così rimane perfetto. E adesso procediamo con il montaggio. Le prime cose che io faccio sono montare questi qua, quello con il tappino in gomma e quello con la punta, sono le due estremità, quindi vanno montate per ultime. E questo è montato. Il tappino in gomma poi andrà sotto. E questo qua, con il pezzo più fine, andrà nell'occhiello del tendalino. Quindi, sbarrette montate e inizio a picchettare. Quindi prendo quelle centrali, le inserisco nell'occhiello, metto il picchetto a terra e lo picchiettiamo senza preoccuparci tanto di quanto sia tirato o non tirato, perché tanto poi noi abbiamo qua la regolazione e noi possiamo tirarcelo a piacimento. Ma dopo faccio così anche dall'altra. E ora prendo la parte con la punta, la inserisco nell'occhiello del tendalino. Come vedete rimane troppo tirato, quindi mollo leggermente qua, così che mi permette di tenere questo dritto e poi lo ritiro leggermente. Ok, una parte è montata. Ora montiamo la seconda dall'altro lato. Stessa cosa anche questo è troppo tirato. Mollo leggermente, vado su, punto e ritiro. Poi ora direte: ok, il tendalino è montato. No, perché così rimane molto molle. I punti di fissaggio sono 1, 2, e 3. Quindi ora prenderemo quello, visto che io voglio creare una zona d'ombra lì dove la sta facendo, appunto. Questo qua lo metterò praticamente appunto com'è. Quindi lo tiro semplicemente così che si riesca a puntare bene. Perché se no, volendo, questo qua si può tirare ancora lungo. Quindi non metterlo così in verticale, ma tirare un po' più orizzontalmente e lo posso mettere tipo lì e mi fa un'ombra del genere. Però io in questo momento lo voglio dritto, che fa anche un po' privacy, diciamo. Dopo aver picchettato tutto, quindi i pezzi da picchettare saranno 1, 2, 3 e 4, dopo aver messo i 4 picchetti, cominciamo col tirare un po' le cinghie, perché vedete che ora rimane un po' molle. Invece noi, in caso tirassimo questa cinghia qua, vedete che lui si distende completamente. Quindi tiriamo le cinghie. Cinghie tirate e il nostro tendalino Decathlon, primo prezzo da 19,90 euro, ci sta facendo ombra. Che dire, ora posso mettere il tavolino lì e senza morire di caldo, cioè morendo un po' meno di caldo di quello che morirei sotto al sole, posso editare questo video che state guardando. Ciao!